Bentornati su Vrista Addiction in Live. Io sono Marco Baracca e sono un appassionato di orologi. Ah, allora. Ragazzi, il titolo di questa diretta. Saveri è già qua, buonasera. Il titolo di questa diretta, ragazzi, è importante. Diciamo che il trasferimento che c'è stato da quando sono venuto a vivere da solo, la creazione di uno studio provvisorio, è stato un periodo di transizione. Che definirei la strada per arrivare a quello che il canale diventerà per il futuro, per tanti anni, uno standard che vorrei, ecco, implementare sia a livello stilistico che proprio di estetica quando si entra nel mio canale, quindi il nuovo studio, quindi la creazione di quello che è stato il nuovo fondale. Quindi, buonasera Steven. Ragazzi, questa live l'ho chiamata così semplicemente per il motivo di ricordarmene in futuro quando magari vorrò riguardarla, per vedere praticamente per tornare indietro nel tempo, per rigodermi di nuovo questo momento che è stato frutto di tantissima fatica, pensiero, perché veramente non è una soluzione semplice da fare in autonomia, soprattutto in un periodo come quello che abbiamo passato del Covid, che ha rallentato tutto, ma appena uscito. Mi si è accesa la lampadina e ho deciso di farlo e lo vedrete per la prima volta mercoledì. Buonasera Jacopo, buonasera Giorgio. Niente Warzone stasera, Saveri. Grazie comunque. Quello di Davide ha fatto tanti like? Buonasera, Cuora. Steven, sono felice. Bella la chiacchierata dell'altro giorno, grazie. Tranquillo, Giorgio, è stato un piacere, guarda. Te l'avevo detto che ci avrei avuto un pochino di... Dovevi avere pazienza per aspettare un attimo il mio momento di fiato, però te l'ho dato. Ciao, Paul. Irolandia, saluta tuo padre anche da parte mia. Ah, uno nuovo, non l'ho visto. Buonasera, 221... 2021. Sì, ho appena messo una storia di Gandalf della live scorsa, che è stato bellissimo. Live che ho cancellato da Twitch, ma dalla quale ho trattenuto quella clip. Stasera non ho un tema in particolare, Jacopo. In realtà vorrei parlarvi, ecco, anche di quello che è banalmente lo studio, anche se non è riguarda il canale nei contenuti, ma parte di esso a livello estetico. Volevo un po' raccontarvi di tutto il processo che è stata la creazione, magari, se vi fa piacere. Buonasera, Parco. Edo, buonasera anche a te. Passion for Watches, buonasera. Giuseppe, Mattis. 7 o'clock. Ciao ciao. Mind Globus. Quanti siete, ragazzi? Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ah, perché devi scusarti se non doni? Per me è fondamentale che tu sia qui a partecipare alla live. La donazione non è nulla di dovuto, non è nulla di tutto questo. È una cosa che ad alcune persone fa piacere fare, ma non deve essere un obbligo per nessuno. Cioè, è proprio l'opposto di quello che vorrebbe dire avere il piacere da fare una donazione. Quindi no, assolutamente, stai tranquillo. Credo di averti accettato, Lorenzo. Marco 2504, buonasera e buonasera Civo. Oh, ciao Zaccheroni 4. Ma Zaccheroni 4. Non mi ricordo se te l'avevo già fatta in passato questa domanda, ma io e te ci conosciamo, giusto? Però ho veramente la memoria corta, soprattutto da quando ho il canale con tutti i nickname. Andavamo a scuola insieme. Buonasera, Mr. Fedeb. Oh, ciao Marco, buonasera. La prima domanda di questa sera va a Giorgio GT, che chiede: Marco, ho comprato una Zenith Stellina laminato oro? Anche se non era un orologio che in generale avrei comprato. Ma in negozio l'ho trovato NOS. Infatti me l'hai fatto vedere. Non me l'hai ancora fatto vedere, mi pare. E mi sono innamorato e non riesco a staccare gli occhi. Ah sì, me l'hai fatto vedere. Sì, nei DM. Lo adoro. Guarda, hai fatto benissimo.
Grazie per la condivisione, sono sicuro che magari potrebbe essere anche di ispirazione a qualche altro ragazzo della tua età che vuole iniziare a collezionare orologi. Ti sei comprato un bel vintage e la cosa fondamentale, va oltre l'orologio, va questa emozione che ti fa scrivere queste parole, che probabilmente ti farà diventare povero nei prossimi anni. Congratulazioni. Martino McFly, buonasera, buonasera come sempre. 61, caspita ragazzi, tantissimi. Subito, cioè tanti subito. Vogliamo altri video a Milano in giro per le vetrine. Arriveranno. Ragazzi, la musica si sente? Correttamente? Sempre più povero, direi. Ah, no, non ci conosciamo. Ti confondi. Ah, ok. Sai perché? Perché allora il tuo cognome è lo stesso di un mio ex compagno di... Non di classe, ma di scuola. Musica, ok, perfetto. Sì, io ero sulla radio chill, però era un po' depressa, quindi ho deciso di mettere la mia, che è un pochino più bella da ascoltare insieme. Un po' bassa. Musica bassa. Musica ok. L'alzo leggermente perché alcuni magari non la sentono da qualche telefono. Saverin, ne ho già parlato di Evangelion. Non è il momento e il luogo. Questo non è il momento e il luogo. Cioè, un momento e il luogo per usare ogni cosa. Questo, com'è che era la frase del dottor, del professor Rock? Comunque no, non è il momento adesso, Saveri, perché qua si fa fuori tema, la gente non è interessata agli anime. Maltese Gentleman che devi recensire, poi lo metterai in vendita? Sì. Sì. Proprio è telefonato, cioè un orologio che mi è arrivato perché sono un influencer, ne ho tanti. Ne parlo e poi lo cedo a meno del listino. Cioè al prezzo al quale consiglio di comprarlo. Perché vi ricorderò nella recensione che il prezzo di listino è indicativo, ma si possono avere sconti, secondo me. Marco, cosa ne pensi del nuovo Bulova? Mandami una foto. Il Mido me l'hanno spedito oggi, Cristiano. Oggi. La stessa procedura dello Yema. Qualche giorno ci hanno messo perché non è venduto e spedito da Amazon. Però arriverà, penso, entro 4-5 giorni. Quanto vorrei... quello non è in vendita, Steven. L'Hamilton Frogman non è in vendita. Quello voglio usarlo al mare. Buonasera, Alessandro. Il Tissot Viso di Tal Quarzo per me è valido? No. Per me è un orologio senza senso. Lo dico senza paura. Anche perché con Tissot mi piace che stiamo sviluppando questo genere di comunicazione, di totale trasparenza, perché è quello a cui puntano loro come vera collaborazione con un esperto del settore nel campo. Quindi sì, posso dire in totale franchezza che quello è un orologio che secondo me non ha senso di esistere. È meno bello e meno rifinito in generale, non solo per il movimento, rispetto all'altro Viso Date. Per quanto riguarda il Gentleman, ma lo dirò nella recensione, per me questo esteticamente e nelle rifiniture è un salto in avanti. Anche il movimento ha un aggiornamento che è quello della riserva di carica aumentata, un diverso sistema di regolazione che si è capito non è impossibile da regolare. Quello era una leggenda, diciamo, metropolitana degli inizi. È molto difficile da regolare, ma non è impossibile. Quindi... ho tirato una laggata, ok. Quindi no, il Viso dei Traga è il quarzo, secondo me. È un orologio da... non dico evitare, però c'è di meglio. Sempre nel catalogo di So. Per Benista, grazie per il... grazie per la sub Prime. Grazie di cuore, gentilissimo. Grazie, grazie. Non mi ero dimenticato di ringraziarti, solo che era partito il flow. Vorrei dare sempre a tutti voi lo spazio del ringraziamento che meritate. È troppo costoso un Hamilton Khaki a un ragazzo di 14... No, Aerolandia. Diciamo che probabilmente comprartelo da solo non è una cosa semplice, devi mettere via i soldini piano piano, magari le paghette, eccetera, qualche piccolo lavoretto. Però è un orologio che lo compri e per tutti gli altri 10, 15, 20 anni che lo terrai al polso, potenzialmente si abbatte, cioè è un orologio molto valido per quel prezzo. Quindi va bene, cioè non sono orologi sotto i riflettori, nessuno ti ruba un Hamilton. Quindi, a meno che proprio non esiste che te le cerchi, ma che magari va in giro
che ne so, d'estate, la sera con l'orologio che magari scintilla un po'. Dubito che ti vengano a rubare un Hamilton. Quindi va bene a livello di qualità, va benissimo per quell'età, cazzo. Spendere quei soldi lì probabilmente non puoi spenderli meglio. Ci voleva proprio una bella live dopo una giornata di lavoro. Nuovo hashtag. Ciao Marco, Omega Moonwatch, ultima referenza 4.4. Si nuovo, si trova o no? A quel prezzo? Sì, si trova a 4.4. Ma se si io so che si riesce a prenderlo anche a meno. Un po' più difficile, ma si riesce ancora a prenderlo sui 4, così. La Girard per Rego di oggi? Tanta roba. L'hanno posizionata su una fascia di lusso. Diciamo lusso, non è che lo definirei troppo entry level, però sono ottimi orologi con movimenti dedicati. Non tutti però. Ciao Marco, come va? Buonasera Marco. Vorrei sapere cosa ne pensi dello Scaffograph e anche in che colore lo preferisci. L'Eberhard Scaffograph 300. Guardiamolo e commentiamolo. Eberhard Scaffograph. Ne abbiamo già parlato in futuro, però non ricordo se è lo stesso. Oh, grazie, Davis! Grazie di cuore, grazie gentilissimo per il Prime. Come dico sempre, è di un aiuto enorme se fatto in massa. Che figata, c'è anche Vintage. Porca vacca. No, è un bellissimo diver. È un bellissimo diver. Aspetta che lo metto a schermo pieno. C'è il fondello a vista? No, non penso. Eccolo. No, che schifo di foto. Aspettate. Ho aperto una foto terrificante. Ma una foto decente? Una? Ma veramente una, eh? Please. Porca, scusatemi ragazzi, non c'è una foto bella su Google. Devo aprire la prima che capita a caso. E non gli rende giustizia. Forse questa? Porca vacca. Va bene, apro la prima a caso, guarda, faccio prima. Perdonatemi, questo qua è un PNG di quelli brutti e scontornati male. Bello. Cosa dovrebbe avere un ETA 28-24, se non erro? Niente male. Swiss made, bisogna capire fino a che punto Swiss, secondo me una buona parte. Bello, anche molto originale secondo me se pensiamo ai diver, niente male. Non so, no, non è ancora arrivato il nido. L'hanno spedito oggi. Allora, Aerolandia, non ho potuto dire prima del mercatino di domenica semplicemente perché pioveva, era brutto tempo e i miei piani per quella domenica erano due. Se era bello andavo in montagna, però era balzata, ma è rimasta comunque l'incognita, quindi non ho potuto avvisarvi fino all'ultimo. E oltre a quello, cioè, a parte, è proprio quello il motivo, non me la sono sentita di avvisarvi e di dire guarda venite, poi magari piove e non si fa niente. Quindi è stato brutto il tempo, purtroppo. Guarda, Michele, ciao, l'utilizzo al mare lo sconsiglio del nuovo Hamilton. Semplicemente perché ha la corona a pressione e non è un diver. Ci sono orologi molto più adatti per quello scopo, che ti danno anche la funzionalità della ghiera, quindi e la corona naturalmente a vite. Ma a parte questo, è un bellissimo orologio. Esteticamente lo trovo riuscito in ogni singolo dettaglio. Hanno fatto la cassa giusta, il diametro giusto, il quadrante giusto, probabilmente il movimento giusto perché è comodissimo per tutti i neofiti. 80 ore di riserva di carica, ti dimentichi anche di averlo caricato a mano. Niente male, mi rimane l'incognita
non tanto del posizionamento, perché hanno proprio deciso di spostare tutto il gruppo Swatch da Tissot a Hamilton 250-200 euro in più di prima. Questo sta accadendo. Però l'incognita riguarda il vetro minerale. Cioè, capisco la scelta estetica. Il vetro zaffiro bombato sta cominciando a far tanto vintage. Si percepisce la modernità dell'orologio. Molto di più, quindi mettere un vetro minerale, o ancora meglio plastica, ancora meglio sarebbe plastica, garantirebbe un'estetica vintage interessante. Il vetro minerale non è una cosa tanto strana sugli orologi militari, però a quella fascia di prezzo è strano. Cioè, certo, posso capire che magari il vetro zaffiro, ma mettilo piatto il vetro zaffiro, riflette meno per natura, boh. Quindi non vedo l'ora di recensirlo. Allora, ragazzi, IKBHK chiede: quali orologi potrei prendere per iniziare? Rispondetegli. Perché l'80%... AVG, nasconditi. Perché l'80% dei diver mi sembrano un mage del sub, anche quando sono parecchio diversi? Giulio, perché devi semplicemente, non prenderla male, ma iniziare a studiare ed espandere un pochino di più i tuoi orizzonti, per capire che l'orologio diver non è Rolex, non l'ha inventato Rolex. Ci sono stati varie case che nello stesso periodo hanno fatto orologi simili, anche storicamente parlando. Quindi tutto ciò che ha una ghiera girevole e una corona d'ore 3 non è un Rolex, non è un Submariner, è un diver, un orologio subacqueo con quella concezione che nacque negli anni 50. Tra l'altro non fu il primo Rolex con la ghiera girevole il Submariner, fu l'anno prima, nel 52, il Turnograph, un Datejust sostanzialmente con la ghiera girevole, una meraviglia, il primo di tutti i veri sportivi Rolex. Il Mido Ocean Star Diver 600, io ho preso l'Ocean Star Tribute. Sì, ho comprato un Orient Vintage, ragazzi. Ora c'ho il gatto sotto la sedia, non voglio spostarmi che gli faccio male. Ma l'ho comprato. Era già la seconda volta che lo vedevo a quel banchetto. Gli ho dato 50 euro, l'ho portato via. Cioè, non mi interessa di stare lì a risparmiare i 10-15 euro. Quindi era carino. Cassa anni 70, pulsantino d'ore 2 per cambiare la data. Carino, molto... Col quadrante quasi sembra quasi un... madreperla, una roba del genere. Sembra un argentè, ma c'ha dei viraggi, dei colori in alcuni punti colorati. Carino. Nicolosca Cabarozzi, oh, finalmente, benvenuto. Cazzo, caspita, mi piacerebbe tantissimo fare un video con Surri riguardante gli orologi. Altro che, solamente che devo esprimere la mia totale sincerità, non voglio stargli addosso, non voglio cercare la collaborazione, perché so che è un... capisco il suo lavoro, deve essere pieno di impegni, quindi con calma, ragazzi, cioè, non gli ho ancora proposto nulla, perché, anche perché non è scontata una sua risposta positiva, quindi vedremo, sarebbe bello. Cosa ne pensi del nuovo Citizen Crystron? Così si chiama? Ah, l'ho visto. Questo qua dovrebbe essere... È una riedizione, vero, di un orologio storicamente importante. Forse il primo quarzo di Citizen? No, forse il primo solare. La riedizione del primo solare, forse. Correggetemi se sbaglio. Carino. Carino, però è un render questo, non rende quanto un orologio vero. Se avete foto reali, mandatemele. Ho visto che ne ha parlato bene Pierpaolo. Oh, buonasera, benvenuti a tutti 87, è un piacere. Siete corposi stasera. E scusate, raga, se non riesco a salutarvi tutti, solito discorso. A una certa inizio a andare nei discorsi e quindi non riesco più a distinguervi. Buonasera Simone e buonasera Snake. Di
di parlare dei Mondia. Se mi dovesse capitare un Mondia tra le mani, mi farebbe piacere fare una recensione. Perché no, mi piace parlare di tutto. Però non conosco nessuno che ne ha uno e non ne comprerei uno di tasca mia. Cosa ne pensi del calibro 80 Mido? Ha la spirale in metallo, se non erro, per tenere buoni degli appassionati. Ma in realtà, ti dirò, tutto lo Swatch Group sta tornando indietro, pare, rispetto a quella scelta di inserire parti in materiali sintetici. Tranne, però dovrei, raga, devo studiarmela meglio, perché sinceramente non ricordo quali erano le parti sintetiche, quali in plastica, quali in silicio. Sono cose molto particolari che io non sono un orologiaio, ragazzi. Devo fare la recensione del Gentleman, andrò a fondo su questo movimento, però non sono tutti uguali, Powermatic 80, H10, eccetera, eccetera. Ognuno è rifinito ed elaborato direttamente dentro, da quanto ho capito, dentro Hamilton, dentro Tissot. La stessa Hamilton mi ha detto che l'H10 è una modifica Hamilton del 2824, magari tecnicamente molto, molto simile, praticamente la stessa base. Del Powermatic 80, del Mido, eccetera, eccetera, di tutti dei Certina 80, sono tutti tecnicamente praticamente la stessa cosa. Però vengono rifiniti in modo diverso, la scelta dei materiali è diversa in base al brand, quindi il Mido dovrebbe essere tutto in materiale tradizionale, solamente con la spirale scusa, con la molla del bariletto più lunga e la frequenza abbassata a 21.600 alternanze. Mi deve arrivare quell'orologio con quel movimento. Per ora io ho provato il Seastar. Scusate, il Seastar 1000 Powermatic 80, quello lì aveva un movimento precisissimo, andava da Dio, veramente ottimo. E questo Tissot Powermatic 80 Silicium, stesso identico discorso. Va una favola, l'orologio è molto bello, esteticamente ben rifinito, sembra proprio un salto di qualità rispetto al viso date, per farvi capire, farò vedere delle macro. Grazie, grazie Snake. E questo, quindi tecnicamente parlando, gli orologi sono affidabilissimi, anche indipendentemente dalla scelta dei materiali. Però non bisogna pensare che tutti utilizzino i materiali di plastica, eccetera, come alcuni Tissot. Adesso non è più così. Stanno cambiando, tipo, stanno tornando indietro. Persino Tissot. Ma allora, Mondia, non devo essere sincero, non conosco a memoria tutto il catalogo. Mi ricordo che c'erano alcuni homage e poco altro. Però potrei sbagliarmi, potrei fare una figuraccia. Quindi, no, dato che non li conosco, non posso esprimere un vero parere. Non ne ho mai avuto uno tra le mani. Grande, grande, perbenista. Salsiccia, buonasera. E buonasera, Kingo. Migliore orologio sotto i 400 euro. Solita risposta, l'ho detto un miliardo di volte. Ho avuto miliardi di risposte diverse, perché ce ne sono tanti, ne ho parlato in tanti video. Non esiste il miglior orologio, oggettivamente parlando. Ci sono tantissimi orologi alla stessa identica qualità, perché di questo parliamo, raga. La qualità è identica su tutti quegli orologi. Dipende dal cambio al movimento, ma sono due o tre i movimenti, raga, sono sempre quelli gli orologi alla fine, eh. Non cambia granché. Ricordi quel Casio che hai preso a 10? Mi ci sto divertendo da pazzi, è diventato il mio preferito. Guarda, ce l'avevo qua sulla scrivania, ho detto, ma cosa mi metto per la live? F91V. Il Black Bay GMT 39 mm. Non penso, è un orologio con complicazione. E se pensiamo alla storia di. Fatemi pensare un attimo. I sub di Tudor però hanno avuto delle versioni piccole. Tudor è vero. Tudor è sempre stata una casa dove Rolex, diciamo così, sperimentava nelle fasce basse. Alcuni tipi di orologi, alcune misure diverse che non c'erano nel catalogo Rolex, tipo i Submariner Lady, i Boy, eccetera. Quindi è plausibile che possano continuare su quest'onda, l'onda dell'innovazione, l'onda dello sperimentare. Quindi provare a fare varie misure anche per orologi già esistenti. E il Black Bay 58 nell'esempio. Quindi non è così implausibile come cosa, però non ci posso giurare, non posso giurarvelo. 97, caspita. Buonasera a tutti. Il prossimo anno ci saranno le nuove uscite, tipo a febbraio, da quanto ho capito.
Secondo te, avendo saltato le novità del 2020, ci daranno doppie... No, 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 no. Martino, da quanto ho capito, tutto si è fermato ed è tutto stato rimandato. Pensa te che non avrebbe alcun senso investire in un momento in cui il Covid ha fermato le vendite di tantissime maison. Quindi tutti si sono frizzati, hanno aspettato di vendere, hanno tenuto gli orologi in vetrina e hanno avuto un po' che difficoltà nel ripartire, un bel boom in negativo per le vendite. Anche se pare che, almeno per quanto riguarda il vintage, già tutto si stia muovendo normalmente, anche nei negozi fisici. E ho avuto un piccolo spoiler dall'interno riguardo questo. Ma... questo. Quindi niente, non rifaranno nuovi orologi. Non è che li hanno tenuti nuovi adesso e poi ne fanno altri. Li hanno fatti nuovi e stanno aspettando a mostrarceli. E chissà quando l'hanno progettati. MDM, grazie di cuore per il Prime. Grazie per la sub. Buonasera Oruk, sempre presente. Una domanda da fare, chiedi pure. La mia referenza preferita di Psycho 5. Allora, il mio probabilmente è il mio preferito dal punto di vista affettivo, ma non è un orologio che indosso molto. Tornare indietro probabilmente sceglierei un Psycho 5 diverso, perché ho capito che non lo indosso molto, è troppo luccicante per i miei gusti. Però, infatti per questo non lo uso spesso, però è lì, lo amo, quindi dal punto di vista affettivo quello. Dal punto di vista estetico, per me i più belli sono l'SNKL23 e l'SNKE01K1. Quindi entrambi con la stessa cassa, praticamente identica, ma con uno c'ha la lunetta incisa, con i numerini stampati, con l'inchiostro e il bracciale integrato. Ah, quello con il display più grande, quello... ma non è... ecco perché. Perché normalmente non costa 10 euro. All'epoca ve l'ho fatto prendere perché era un'offerta che era regalato al prezzo dell'F91V. Sì, sì. No, me lo ricordo. Ho fatto una storia e ne ho venduti tipo 50. 50. Marco, sabato ho fatto forse una follia. Entro da Rolex e prendo l'unico in pronta consegna. Un 116-718LN. Era in pronta consegna. Era in pronta consegna. Porca puttana. Cioè, hai trovato un GMT full gold in pronta consegna? Non è così semplice. Parliamone. Cioè, hai avuto comunque fortuna. Hai preso un ottimo orologio, senza ombra di dubbio. Un bellissimo orologio. Questo è uno dei GMT moderni più belli, secondo me. Bravo Saveri. Bravo Saveri. Cos'è che ha scritto? Ho visto morite. Bravo. Bravo Saveri. Così sì che si agisce su da mod. Bello orologio. L'hai comprato in pronta consegna? Fortunato te che puoi permetterti certi investimenti. Figata. Goditelo. È un bellissimo orologio. Quadrante verde lo rende particolare. Il GMT Gold è sempre stato così. C'era anche un pufo, ma dove sei andato, scusa? Io quel tipo di orologio lì l'ho visto in pronta consegna solo in centro a Roma. Veramente. Antor, a Milano non ci sono. Antor, grazie di cuore per il sub e per il Prime. Grazie mille. Palermo, porca vacca, che culo. C'è un bel giro di Rolex là, giusto? C'è grossa città, alla fine capoluogo di regione. Buonasera Federico. Buonasera. Diamo un parere al movimento Zenith 2532. Pare dovrebbe essere quello del tuo orologino vintage, no? Vediamo. Zenith 2532, vediamo il movimento. Ti posso dare un parere dal punto di vista estetico e di rifinitura. Ecco, sì, è un movimento molto molto semplice, lo si può vedere. Allora, diciamo che secondo me, e qua spero ci sia qualche esperto in chat per confermare o contraddirmi. Secondo me, allora, vedo gli svasi dei ponti sono molto carini. Il bilanciere è molto semplice, però bello grande, ben bilanciato rispetto a tutto il resto.
Bellissimo movimento, cioè mi sembra un mulo guardarlo così, veramente un mulo. Molto semplice, non ha chissà quali lavorazioni, però ecco appunto gli svasi, la lucentezza insomma generale mi sembra anche tenuto veramente bene. Ma dov'è che lo hai comprato? E soprattutto è un placcato oro o full gold? Quello lì è sporco o ossidazione? Perché andrebbe pulito, meriterebbe una bella messa in sesto. Comunque, bel movimento. Comunque, scusa, sono stupido. Questo qui non è il tuo orologio. Chiedo perdono, pardon. Pardon. Sono proprio fesso. Mamma mia, sono partito per la tangente col discorso. 450 euro per un 30L. Allora, Emanuele, quello lì è un brand che tutti adorano. È un brand che tutti amano. Un'estetica classica che piace a mezzo mondo. E lì, se le condizioni sono veramente ottime, puoi chiedere pure 2000 euro. Cioè, perché sono pochi, li fai tu il prezzo. Puoi chiederli, non so se lo vendi, ma puoi chiederli, secondo me. Quindi 4,50 per uno messo veramente bene, revisionato. Sì. È il suo prezzo finale di vendita per uno in buone condizioni. Questo anni 70 francese diver, vediamo. Le offerte per questa inserzione sono terminate. Ecco. Ma bellissimo. Francese, però c'è scritto Swiss made. Molto carino. Cioè, una cassa che sembra quasi una skin diver, ma in realtà no. Sembra quasi una cassa squale. Sembra quasi una cassa squale. Bello. Molto carino. A trovarne di orologi così sui mercatini non ci sono più ormai. Come si chiamano i Seiko 5 nuovi senza ghiera? Non riesco a trovarli. Sono i nuovi Seiko 5 Sports. Vai a vedere il video di The Soul of Watches. Ho chiesto per il Pepsi e mi stavano buttando fuori. Però appena ho pagato GMT, mi hanno detto che in 4 mesi me lo fanno arrivare. Pezzi di merda. Non è il pezzo di merda. È come si lavora, purtroppo. Loro cercano di vendere più orologi possibili. Quindi non è colpa del concessionario, è colpa di Rolex che non glieli dà. E quindi devono darli solo ai grossi clienti. Fargliene un torto, cioè. Peccato. Fa capire che ce ne sono di orologi per chi è disponibile a comprarli. E non solo per chi è disponibile a comprarli, ma per chi è disponibile a comprarne molti. Bellons, buonasera. Sto molto bene, grazie. Sono felice di avervi qui, belli folti. Oh, più di 100, 109. Sono bello, bello, bello carico stasera. Il marchio Avia. Io ho posseduto un Avia Lady in passato, che poi ho regalato a una persona importante. Era molto carino, un cassa cromata, carica manuale piccolissimo. È stata la mia unica e sola esperienza con un Avia. Per quel poco che ne so, erano molto carini come orologi una volta. Poi la casa è sparita, purtroppo. Molto evocativo come nome. Però capiscimi, Marco, si crea un giro vizioso. A questo punto prendo e rivendo il Pepsi a 14 e ammortizzo il GMT. Lo so, è questo. È chi. Chi può farti un torto? Chi può dirti che stai sbagliando? Se questo è il mercato, puoi soltanto sfruttarlo e fare la tua fortuna. È vero. Non mi sono ancora cresciute le minne, mi dispiace, Snake. La maglietta di oggi? Buono l'Orient 3 Star per cominciare. Un ottimo orologio affidabile, entry level, ben costruito e carino. Il primo Eco Drive della storia. Sì, è la riedizione, eh. È la riedizione. Ma hai fatto bene a prenderlo. Hai fatto bene. È molto carino. Cioè, è una riedizione importante, ecco, anche nei quarzi. Ah, l'hai preso, ma Jacopo, ma quanti orologi c'hai ormai?
Consiglio per un giovane che studia per una collezione. Ste, un giovane che studia mi viene in mente troppo un mio amico che è uno che è un genio, veramente già alle medie quello in matematica, cioè era tipo Stephen Hawking, cioè era troppo intelligente e infatti si è laureato in questo campo, ingegnere. E lui adora gli orologi eleganti, quindi mi viene in mente di consigliarti uno Junghans, semplice, elegante, Bauhaus, che non ti distragga durante lo studio, ma che ti dica l'ora in modo perfetto. Poesia. Un Cartier Santos a 1.300 ci sta, dipende dal movimento, dipende dalle condizioni. Adesso non ricordo se abbiano fatto versioni al quarzo o meno. I momenti da clippare non arrivano su comando, arrivano secondo il destino. Piccolo spoiler, piccolo out of... usciamo un attimo dall'argomento. Mica, l'altro giorno su Warzone mi sono fatto 11 bombe. È stato il mio record. Però ormai con il Grau sono un laser. Ritorniamo agli orologi, per favore. Mi piacerebbe tanto parlare di queste cose, ma non ho un canale di game. Comunque, boh, orologi boh. Tutto quello che non sto più spendendo in donne e in birra sta andando in orologi. Quello che io spendo sostanzialmente in pomeli e orologi. Vabbè, no, io lo spendo. In realtà io sono molto, molto, molto stretto con i miei soldi. Certo, vado. Ecco, sushi e pomeli. Sono le mie entrate, quelle extra che potrei evitare, ma sono i piaceri del mio stomaco. Dai, Saveri, se te lo meriti, se dimostrerai di essere un bravo mod, ci faremo un'altra partita. Dovrai stare più tranquillo senza urlarmi nelle orecchie, altrimenti mi fanno, che non sento i passi. Secondo te, qual è la massima esposizione a cui esporre un orologio 30 metri? Massimo per lavarsi le mani. Massimo per lavarsi le mani. Cioè, se quello lì lo sbatti sull'acqua, forte, con un tuffo, secondo me... In alcune circostanze può crearsi persino più pressione di che 30 bar statici. Marco, il movimento del mio Zenith cambia datario, scatta alle 24 e non alle 23:59. Questa cosa mi affascina tantissimo. È istantaneo. Gli orologi di qualità. Vabbè, oddio, non è proprio. Così, ci sono tantissimi orologi di altissima qualità che scattano lentamente, però gli orologi svizzeri di un certo livello, almeno nella fascia economica, quasi tutti scattano istantaneamente a mezzanotte. E anche ad esempio Rolex, Omega, eccetera. Rolex è assurda, forse è quella più rumorosa di tutti. Pah! Proprio cambia il datario. Almeno sui nuovi modelli, sui vecchi no. Odi il sushi, Steven. Com'è possibile? Cosa ne pensi del Breitling Super Ocean Automatic 44 mm in acciaio con il quadrante nero? È un mulo indistruttibile per il mare. C'è un orologio talmente ignorante da essere perfetto per il mare, secondo me. Bello grande, massiccio, robusto, resistente all'acqua, con un bel movimento semplice, affidabile. Adesso... Credo che il movimento sia un Sellita o un ETA 28-24, forse un 28-24. Non mi ricordo più. Non credo proprio abbiano fatto salti di qualità sui movimenti di solo tempo e questa cosa mi dà. Vorrei che migliorasse in Breitling. Junghans preferito? Probabilmente il 34 mm manuale. Però ti dico, avevo la possibilità di comprarlo. Questo mese, però ho scelto altro perché non è un orologio che fa per me. Non lo metterei mai. È molto personale come stile, cioè va benissimo appunto a uno che cerca la tranquillità, l'essere sobrio. No, no comment, Giorgio. Ti rispondo semplicemente con no comment, non voglio nemmeno citare. A parte che non l'ho manco visto fino in fondo, ma non voglio dare spazio. È il Brando 96.
Ma ne ho parlato un botto, un sacco di volte il brand. Questo qui, secondo me, è il più bello Steinhardt di tutti. L'Ocean Vintage GMT. Favoloso. Cioè, ne ho parlato nella top dei migliori GMT sotto 1000 euro. Ragazzi, Stegara chiede libri d'obbligo per ampliare le proprie conoscenze sugli orologi. Se vuoi studiare l'orologeria matematicamente per capire veramente come funziona dal punto di vista proprio della fisica, degli elementi e di tutto quello che compone un orologio, leggi Orologeria Moderna. Io ammetto di averlo comprato, ma di essermi reso conto che è troppo per quello che cerco io in questa passione. Molto tecnico, ma molto tecnico, veramente a livello di formule matematiche. Quello però è veramente la Bibbia dell'orologeria, secondo me. Molto meglio di un Seiko 5. È bellissimo, però è un quarzo. È un Eco Drive. Il Seiko 5 ha un fascino diverso e lo sappiamo. È impossibile negarlo. Questo qui è bellissimo esteticamente. Molto probabilmente i quarzi e gli Eco Drive sulla stessa fascia di prezzo dei Seiko sono molto più rifiniti a livello di cura perché il movimento costa meno. Ma sono due tipi di persone diverse. Scusa, due tipi di target diversi, due orologi molto diversi. Il Seiko 5 ha il fascino dell'essere un orologio meccanico. Questo è tutta un'altra cosa. Tecnicamente è imparagonabile, secondo me. Non li metterei nella stessa categoria. Torniamo a noi. 108. Boh, ragazzi, questa live è forse una delle più corpose da quando ho aperto Twitch. Poi costanti, vi ringrazio davvero. Lo Steinhardt a quanto lo vendi, Faber? Scrivimi in privato su Telegram che potrei essere interessato. Perché sia per portarlo sul canale che per dire la mia in quell'argomento omage, che mi piace molto come orologio a me, potrei anche pensarci. Dipende tutto dal prezzo. Oggi stacco un po' più tardi dell'altra volta. Si vede che io porn è down. Molto probabilmente è vero. Andiamo a controllare. Ciao Simone. Festeggerai con un po' di ignoranza verso la fine. Esatto. Orologio che indosserei sempre. In che situazione? Post-apocalittica o di povertà totale? Quindi solo un orologio. Suca, bled. Post-apocalittica andrei senza ombra di dubbio con il Casio G-Shock. Ma proprio a mani basse. Ha senso comprare i VC da 6.000 euro il cui movimento è un sellita modificato? Sto parlando del 3511 dell'Ingenieur. Per me no. Iniziano ad essere veramente tantissimi soldi, come il portoghese con il 7750 che poi è diventato un SV500, che poi ora è di manifattura, appena uscito. Quindi no, per me sono veramente un'infinità per quei soldi lì devi dimostrare qualcos'altro a livello tecnico, devi. Ciao Marco, conosci il progetto Outrook, un diver professionale 500 metri? Ho appena effettuato. No, non lo conosco, Giulio, mandami il link. Cos'è su Kickstarter? Manda, manda, ce lo guardiamo insieme, magari qualche altro pazzo se lo prende. Fuori con le domande, ragazzi. Fuori con le domande. Cosa ne pensi di Belle Ross? L'ho già detto spesso cosa penso di Belle Ross. Vediamo questo orologio in particolare. Minchia, che figo. Sembra un Christopher Ward. È particolare il fatto che io abbia detto che sembra un Christopher Ward, vero? Bello.
Bellissimo. Cos'ha? Un ETA 2893? Vabbè, i movimenti sono quelli, però è un GMT molto pilot. Bellissimo. Bellissimo. Notevole. Il prezzo su Telegram. Scrivimi su Telegram in privato. Attraverso il gruppo mi tagghi e poi ti scrivo in privato. Lo ha consigliato Cecchini? Ma quale dei Stefani? Quale dei Cecchini? Stefano o Davide? Stefano Cecchini. Ma in che video? Stefano Cecchini. Vabbè, basta parlare di Stefano, please. Cosa ne pensi dei nuovi Seiko 5 Sport? Ho visto che hai parzialmente detto la tua opinione nelle storie. Sì, mi piacerebbe tanto vedere più creatività in Seiko, più innovazione, più non solo innovazione pensando al movimento, perché quello è la fascia ci permette questo. Però fare delle nuove casse, dei nuovi design accattivanti, caspita. Cavolo, va così tanto la cassa classica tipo Presage, ma falli con un movimento entry level. Caspita, che costino meno dei Presage, però. Però non vogliono, hanno tolto l'idea del movimento entry level e hanno lasciato quello mid range, quindi, anche se di fatto è un entry level, i più economici di quel tipo sono i Presage. Hanno trasformato tutto e secondo me non li rivedremo più i Seiko 5 normali. Questi non mi fanno impazzire perché sono veramente poco ispirati dal punto di vista estetico. Possono essere belli, non lo nego, però sono sempre la stessa cassa su orologi che non sono diver. Cioè non riesco a capire. Uno Squale 1521, gli levi la ghiera, non diventa un orologio diverso. Diventa un'opera fatta con poca iniziativa, poco pensiero, poca innovazione, poca creatività, ecco. Buonasera Bombolone, grazie per la bella citazione come sempre. È meglio Longino o la lancia di Longinus? Chi vuole intendere, intenda. Allora, sono arrivate due persone diverse. Marco, non dirò il tuo cognome. Grazie e benvenuto nella Vrista Diction. Tommaso, anche tu. Grazie e benvenuto nella Vrista Diction. Matteo, benvenuto anche a te per il follow. Grazie di cuore a tutti, ragazzi. Grazie mille, veramente. Anche Marta Mang. Quanti? Regà. Leggiamo, domande, su. Cosa ne pensi del Casio MTP al quarzo su Amazon a 30 euro? Ti rispondi da solo. Non esiste il rapporto qualità-prezzo quando spendi 30 euro. Casio non ha rivali. Quello che ti vende è la qualità che compri. Che se paghi 10 euro un F91V, un orologio da 30 euro della Casio sarà 3 volte più bello. Un G-Shock è 10 volte più bello. Sono veramente equilibrati con i prezzi. Ecco il link del progetto Kickstarter, vediamo. Ah, bisogna avere l'account? Io non ce l'ho. Non puoi mandarmi tipo l'home page, io non posso vederlo. Com'è che si chiama? Odric. Odric, eccolo qua, Odric Seaborn 5. Non me lo fa vedere. Ah no, ecco. Quanto anni 80? Non ci sono foto? Minchia, hanno raccolto un botto di soldi. Eccole. Bello, cazzo. Bello. Molto anni 70. Un diver anni 70, sembra. Però nuovo. È uno stile che o ti fa innamorare o non lo compreresti mai. Io, ecco, vi dirò la mia. Lo recensirei molto volentieri, ma non lo comprerei mai per me. È troppo sgargiante. Sembra avere un ottimo bracciale, tra l'altro. Bello. Tra Longines e Drocon, queste Squale 1521, io ti dico Squale 1521. Lo trovo più originale. Buonasera, adepti. Buonasera, buonasera Alessio.
Come primo mio orologio importante, pensavo ad un Moonwatch di Omega, non di Bulova. Ho 14 anni, andrebbe bene. Cosa ne pensi? Tommaso, sarebbe un regalo meraviglioso, immagino, dai tuoi genitori, per Natale, un compleanno. Bello, sarebbe un orologio per la vita, un vero investimento importante per tutta la tua vita, un orologio che ti durerà per sempre. Sì, però come fai a indossare un Moon a quell'età? Dovresti stare attentissimo. Io lo terrei in banca per un anno o due e poi lo indosserei più quando sei un po' più grande. Con 500 euro, che vintage mi consiglieresti? Ma se ce la fai, un Longines Ultracron. Più o meno. Cioè, più o meno. Non ce la oddio, ci vuole un po' di più. 500-600 ormai. Però, se ce la fai, butterei un Longines Ultracron. 36.000 alternanze ora. Almeno i primissimi. Pepsi o Batman? Preferisco il Pepsi. Preoccuparti del design di nuovi orologi? Devi studiare design. Devi studiare. Devi penso, studiare, dedicarti all'arte, fare il liceo artistico e poi probabilmente andare a lavorare per qualche azienda di design, di 3D, di cose di quel tipo, per applicare la tua creatività in programmi 3D che ti facciano fare dei design belli. Però ci vuole la mano, cioè devi anche disegnare, saper disegnare, fare sketch, per questo dico l'artistico, penso che sia quello il percorso di studio. Quando non so cosa fare, prendo in mano l'orologio e lo carico. Laurea in design del prodotto industriale. Ecco, questa qui è proprio quella più precisa in assoluto. L'hai pagato. Caspita, hai preso 450 euro. Un crono svizzero con un movimento robusto, imbattibile, vetro zaffiro e un nome che in passato ha fatto la storia dell'orologeria. Credo fosse italiana, Philip Watch, no? Era un brand che spaccava tempo fa, Philip Watch. E a 4,50 hai comprato un ottimo orologio. Impossibile comprare altri cronografi con quel movimento nella fascia nuova. Non si può. Lo acquisteresti il Baltic Aquascaf? Sì. Però, date le circostanze del mio lavoro, spero in una collaborazione. Spoiler del prossimo video? Tissot Gentleman, quadrante sector, cinturino. Il cinturino di questo orologio. Non ci siamo. Non ci siamo, Tissot. Non ci siamo. Dovranno assolutamente fare il salto di qualità con i cinturini in tutto Swatch Group perché veramente non ci siamo. Ciao Irolandia, devi comprarti un nato nero. Tranquillissimo. Guarda il video di PSQ che è uscito oggi. Ha fatto un bel video, una serie nuova. O oggi o ieri. La serie degli orologi dei VIP italiani. Sì, la farò magari, ma senza pensare di farla subito. Assolutamente no. Anche perché ho fatto tanti episodi e ha saturato un po'. Buonasera, Filippo. Invece, che figure professionali cercano le maison di orologeria che non siano orologiai e tecnici? Allora, cercheranno sicuramente degli ottimi modellatori 3D, sicuramente un team di grafici notevole, ingegneri meccanici che non siano semplicemente orologiai, magari per avere supporto nella creazione di micromeccanica, influencer, gente che sa gestire le relazioni. Le vendite, insomma, un po' di tutto, cioè un'azienda alla fine. Tutto, secondo me, se vuoi lavorare in una maison, puoi occuparti di qualsiasi tipo di cosa, anche se non sei minimamente esperto. Tipo, al marketing non è detto che tu sia un appassionato di orologio, esperto.
Sta succedendo semplicemente che stanno finendo le scorte e li vendono a tantissimi soldi. Perché sono fuori produzione. Clezzi, l'ho già detta la mia risposta a quella domanda. Con 2000 euro ci comprerei tanti orologi diversi, ma non... C'ho tanti orologi che adoro, quindi non potrei sceglierne tre. La mia risposta di solito è ne compro uno da 1900, vintage che mi piace, e gli altri due entry level. Oh, è finita la musica, siamo arrivati alla prima ora di live, ragazzi. Attenzione. Benvenuto. Se sei un trollone, sappi che al primo messaggio sarai bannato, quindi grazie per essere entrato a dare il tuo contributo, ad apportarmi un nuovo follower. No, lascialo, finché non scrivi in chat, lascialo. Marco, hai la possibilità di avere un solo orologio da indossare tutta la... l'ho già detto un miliardo di volte. Post-apocalittico, G-Shock. Vita di tutti i giorni, Rolex 5513. O 16610, il mio. Le collezioni monomarca sono le vere collezioni, ste gara. Sono una delle facce delle vere collezioni. In che senso cavolata? Ah, viva Stefano Cecchini! Non ho capito, non ti sto dietro. Tre Longines da avere assolutamente. Un 30L, un 1268 e un Ultracron. Dico quelli semplici, perché dico avrei potuto dire 30CH o altri crono ancora più vecchi, ma sono, cioè sono costosissimi. Il tuo omonimo Marco ha creato l'account 2 minuti fa, per l'occasione ovviamente. Un trollino. Ciao Marco, sto pensando all'acquisto di un Maurice Lacroix Icon. Che cosa ne pensi? Ne vale la pena? Raffaele, ne ho dette di mille sull'Icon. È un ottimo orologio, molto bello. Ho cambiato la mia opinione nel corso del tempo. Ho cominciato a considerarlo effettivamente un homage, perché ho ampliato i miei orizzonti e i miei limiti per quanto riguardava la concezione di homage, perché di fatto è molto più simile al Royal Oak di tanti altri orologi con quell'estetica. Ho proprio cambiato completamente idea ed è forse per questo che non l'ho comprato. È meravigliosamente costruito. Un docks sul Bauhaus non sarebbe male, caspita, sarebbe uno studio infinito. Ma l'ha già fatto Stefano Cecchini, mi pare, no? Ragazzi, provo a mandarvi uno spot. Provo a mandarvi uno spot di Meta Live. Datemi un attimo. Video producer. Gestione della... gestione streaming. Via lo spot, almeno ci posso... almeno ci provo. Esegui interazione pubblicitaria. Ragazzi, chi la sta guardando, se la state guardando. Grazie Jacopo, grazie. Per 600 secondi. Non sta andando. Devo capire se qualcuno è partita, poi ripartiamo a parlare. Lascialo, no, non bannatelo, tanto cosa può fare, ragazzi? Se interviene la prossima volta dicendo una... Non ho visto, mi sono perso un insulto? Non sta andando. Esatto, solamente il ban se dice, se scrive. Non par... Cioè, anche se sta entrando trollando. Non ha scritto insulti o altro, quindi non merita il ban, almeno per quanto mi riguarda.
per 9 minuti. Sarà rosicando. Non si entra per trollare, qua cerchiamo di divertirci. Esatto, al tempo di cambiare nome. Partita, perfetto, partita. Credo sia anche finita. Sì, ecco, è finita. Allora, torniamo alle domande. Torniamo alle domande, ragazzi. Su. E comunque, raga, sto tissot è un cazzo di quarzo. È da 3 giorni che va. 4. 22, 22 in tutti e due. Buon. E siamo in 80, è normale avere una piccola flessione. Stamattina ho seguito una lezione di scuola di storia dell'arte sul Bauhaus a scuola. Che figata, ste. Ragazzi, bannatelo. Il problema è che continuerà a creare altri account. Cioè, se ti diverti in questo modo, fai pure. Cioè, tanto ti bloccheranno in ogni singolo account. Quindi, convinto te. Esatto, cioè, gli dai pane per divertirsi ai mod. Quindi, io non ti leggo più. Non ti ringrazio. Ciao. Esistono orologi da polso ricaricabili con la chiave come i vecchi da taschino? Che io sappia, potrebbe essere possibile nell'altissima orologeria, quindi non mi esprimo. L'SNXS 77 è una bellissima referenza di Psycho 5. Cash 1. Ciao Marco. Ho detto che quando si porta un Rolex a fare la revisione è consigliabile chiedere espressamente di non cambiare per certe parti dell'orologio, perché può capitare che usino pezzi di una referenza diversa. Hai mai sentito niente del genere? Certo che questo è normale. Rolex, quando gli porti un orologio vintage da revisionare, praticamente loro non te lo ridanno indietro l'orologio finché non rispetta di nuovo gli standard che vogliono loro dopo la revisione. Quindi gli cambieranno, a parte le guarnizioni, ma gli cambieranno la corona se è danneggiata, gli cambieranno l'inserto se è graffiato, cercheranno di renderlo perfetto, talvolta cambiando anche il quadrante, mettendo parti di fornitura. Dovrebbero riconsegnare le parti coeve, in teoria. Però è una prassi che fanno. Non ricordo se te lo chiedono loro espressamente prima, ma devi dire di non toccare, di fare solo la revisione. Perché di fatto si vanno a sputtanare le coevità degli orologi. Succede, è naturale. Mi è arrivato oggi il mouse nuovo. L'automatico va revisionato, dipende dal prezzo di questo automatico, dipende da quanto va di frequenza. Ti direi che più o meno su uno svizzero da 28.800 va fatta ogni 8-10 anni, la prima volta dopo 8 anni, dopo 5. Invece in un entry level giapponese puoi guardarlo anche dopo 15, secondo me tranquillamente. Adoro Panerai. Il concetto che siano orologi nati prima come strumenti che poi come segnatempo. Io ho un Seiko 5, ma non riesco a capire la referenza. Mandaci una foto se riesci. No, guarda, ti dico, i giapponesi entry level sono quasi sempre dei muli da guerra, cioè rimangono anche molto lubrificati grazie alla frequenza minore. L'olio si secca naturalmente dopo un bel po', ma sono talmente economici, talmente robusti, che quasi non vale la pena di stare lì a preoccuparsi di revisionarli sempre come un orologio costoso. Quindi tranquilli, andate avanti, magari non usateli più dopo 10 anni costantemente, usateli con più delicatezza e ogni tanto, tipo i vintage, che non c'è bisogno di revisionare un orologio vintage se lo usi una volta alla settimana, ecco. Una scatola del tempo? A quanto pare un watch winder economico che gira sempre sullo stesso asse, sempre nello stesso giro,
quelli più economici, di fatto possono logorare i cuscinetti e la massa perché gira sempre nello stesso posto. Quindi, se vanno per 10 anni gli orologi in un watch winder, possono effettivamente rovinarsi se non, mai, se non usati mai. Quindi ha senso per tenere in vita un orologio se lo usate spesso. No, io ti direi di stare tranquillo anche dopo 10-12 anni con un presage. Scambieresti un Pog perfetto più 1000 euro per un Rolex Oyster Perpetual Vintage braccialato? Sì. Sì. Perché il Pog attualmente con 1000 euro te lo compri e pagare un Rolex 2000 euro, un Rolex come quello 2000 euro è un affare. Quindi è uno scambio abbastanza improponibile al momento. Non ho nessuno svegliarino. Buonasera Snowflake. Ciao Marco, ti volevo fare una domanda. Se premo nella ghiera del mio Citizen Pro Master, c'è un po' di gioco, è una cosa normale? Sì, Porsche, praticamente essendo un diver professionale che prima di ogni altra cosa deve avere una ghiera comoda da girare anche con i guanti, praticamente dovrebbe avere 60 scatti, mi sembra, e sono molto giocattolosi, ma è normale perché deve essere molto comoda da girare, quindi stai tranquillo, è normale. Zorda! Benvenuto nella Vrist Addiction. Stesso argomento di prima, sul movimento, ad esempio, si è rovinato. Pensi che ci sia la possibilità che lo cambino? Ti faccio un esempio. Io ho un orologio con movimento 3185, dovrebbe essere il GMT, non mi ricordo. E dovrei farlo revisionare, ma ho paura che possano ridarmelo non coevo. Allora, è delicata la questione, perché se Rolex ha ancora le parti di ricambio dopo, mi sembra, 25 anni, le forniscono per una cosa come 25 anni. Quelle sono comunque parti di ricambio, sono create per quell'orologio. Cioè, secondo me, la coevità di un orologio non è il ruotismo nuovo, è il quadrante di fornitura. Cioè, raga, nelle macchine, quando si mette a posto il motore di una macchina, macchina d'epoca, e la ridipingi e li metti i sedili nuovi, nessuno si lamenta perché è un restauro. Quindi a livello tecnico di un movimento, se ti cambiano una ruota perché è rotta, non è che ti trovano quella dell'epoca alla Rolex. La Rolex ragiona con le parti che ha dentro di fornitura, che non sono tutte di quell'anno, magari le hanno fatte per una decina d'anni, le continuano a fare adesso. Quindi secondo me non si può parlare di non coevità se ripari l'orologio in house, perché il pezzo è identico, cioè è identico effettivamente. Cambia se ti mettono un quadrante nuovo, una ghiera nuova che non c'entra un cazzo. Ciao Tic Tac Talk, Alessio. Purtroppo stasera non ho potuto seguire perché ho un esame domani. Domani recupero. Sai che ti immaginavo molto più grande? Ho visto la tua faccia nelle storie di PSQ. Grande, buonasera, grazie per essere passato. Giorgio, grazie e buona serata anche a te. Ah, è vero, è vero, è vero. Quello che ha detto Jacopo è probabilmente la dura realtà. Ogni quanto farò revisionare il Moon ogni 6 anni. È un crono, un movimento bello rifinito che deve essere ben curato. 6-8 anni. È comunque molto robusto. Hai 24 anni, sei più giovane di me. Ma caspita, trasmetti molta sicurezza. Caspita, sembri molto radiofonico perché sembri più grande, davvero. Raga, sto morendo di sete e c'ho qui davanti alla scrivania una bottiglietta che non è acqua, è gel, quello del Covid, quello della mucchina. E se mi parte lo schizzo di sete e non me ne accorgo, mi bicaccio la mucchina, siamo finiti. Addio, Vrist Addiction. Vado in coma etilico, probabilmente. È fattibile trovare un Rolex Submariner a 5.000 euro? No. Se zanzato, magari sì. Solamente rubati a quella cifra lì nel mercato nero. Quindi tra privati, quando non si hanno lecite provenienze e robe di quel tipo.
È buona. Quando me lo metto mi sembra di annusare il limoncello. Il mirto quello da 5 euro. Di nulla, Tic Tac. Ti prometto che prima o poi riuscirò ad ascoltare gli altri podcast. 5.008 non è 5.000, eh. E infatti è messo male. Raga, chi ha comprato i Rolex Submariner al giusto prezzo 2 o 3 anni fa ha fatto un affare, veramente. E infatti ne sono felicissimo. Psycho Monster, anche usati? Boh, su Chrono 24, eBay. Io non ci sono stato, Ste, non ho avuto il privilegio. Spesso vengono da Stati Uniti o Giappone e quindi ci metti anche le tasse. Eh già. Buona serata. E non ho idea di come si faccia a mettere queste ricompense, purtroppo. Sono un nabbo di Twitch. ASMR Corona. Sì, il FOD fa sto rumore quando lo giri. Vi passo la musica. Basta. Che consiglio mi dai su come riporre un orologio in cassetta di sicurezza? Allora, consiglio, quando vai alla banca, tienilo al polso. Portati in tasca una pochettina di velluto, un qualcosa di semplice. Ancora meglio con un altro vellutino dentro che non faccia toccare bracciale e cassa. Quando sei dentro, loro chiudono la porta, nessuno vede cosa stai facendo. In quel momento, infili l'orologio. E lo metti al sicuro nella cassetta. Non c'è bisogno di usare chissà quali prodotti. Sono ambienti tranquilli, sicuri e asciutti. Hai comprato qualcosa? Sì, ho comprato un Orient. Ve lo farò vedere su Instagram. Voglio rimetterlo a nuovo, sto orologio. A nuovo. Ve lo giuro. Appena possibile, raga. Appena possibile. Ma una videochiamata di 10 minuti, guarda, non sono una pornostar a commissione, cioè non posso far pagare la gente. Le ricompense si ottengono con le donazioni, cioè non posso far pagare una videochiamata. Esatto, cioè. Ah, è gratis. Ancora peggio, cioè io che cosa ne guadagno? Perderei, cioè perderei. Dovrei dedicarci un sacco di tempo. Come principiante, cosa mi consigli di acquistare? Dipende dal tuo fisico, dal tuo stile di vestirti, eccetera. Raccontati un po'. Ultimo acquisto è l'Orient Vintage, ma a parte questo è il Mido, sì. Peccato che Pierre ti abbia rubato l'idea di far vedere le puntate alla sistemazione di un vintage. Sarebbe stata carina come serie. Ma in realtà in realtà questo lo fa anche Mauro, quindi non mi ha rubato niente. Cioè, è una cosa che tutti possiamo fare volendo. Il Mid Ocean Star Tribute. Allora. No, i sub. Ah, i sub al gruppo Telegram dei Patrons. Non sarebbe una pessima idea. Non sarebbe una pessima idea. Perché di fatto è la stessa cosa. Anche se gratuita, è la stessa cosa. Potrei creare il gruppo dei sub. Però sarebbe dispersivo. Devo chiedere ai Patreon se a loro andrebbe bene di aggiungerli anche di là.
Saveri, ti devi dare una regolata, altrimenti nel gruppo faresti troppo casino. C'è da dire che il movimento è incredibile, soprattutto per le finiture dell'epoca e per la precisione che tiene tuttora. Per non parlare del rotore in adamantio che aumenta il valore intrinseco dell'orologio. Io per preferito lo scende. Di che orologio parli, Gaetano? Che mi sono un attimo perso. Non... Di che orologio parli, scusami? Nel gruppo Patreon non si sgarra. Peggio. Esatto. Qualche buona custodia per orologi, ma vai su Amazon, Paolo, cerca porta orologi, cercane uno in finto pelle e sono carinissimi. Spendi una cagata, li compri cinesi e ci stanno dentro 20 orologi, hanno il cuscinetto, stanno benissimo, non si graffiano. Ho il mio Mercury Ocean Master 300, l'ho dato a mio papà, gliel'ho regalato. Va bene. Cosa comprerei con 5.000 euro? Fammi dare un'occhiata al prezzo. Sai cosa mi comprerei con 5.000 euro? Forse mi comprerei lo Zenith Defy, che è ovviamente street price. Mi comprerei lo Zenith Defy, quello col movimento scheletrato. E anche spendendo meno il Baume Mercier Baumatic 5 Days. Hanno fatto pure Moonphase adesso, tanta roba. Lo comprerei mai uno Zodiac Seawolf? Caspita, a trovarlo ad un mercatino lo comprerei al 100% in buone condizioni. Sì, proprio per il film. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare per mettermi via i soldi, per comprare un Rolex. Sarebbe un sogno, e te lo auguro. A che prezzi si aggira? Girerà il nuovo Seiko Apocalypse Now braccialato? Secondo me sui 900 euro, 8-900 euro. A quanto si trova lo Zenith il Primero del 1969? Cos'è la riedizione? Non ricordo se è il nome che ha dato la riedizione. O parli del vintage? Il Mido Ocean Star 600, non mi ricordo qual è. Aspetta, Mido. Continuate a chiedermelo. Mido Ocean Star 600. No, no, ti dico la verità. È un bello orologio, ma se ho scelto. È molto bello come orologio. Molto bello. Però, se ho scelto il. Aspetta, che ve lo faccio vedere tutte e due. Minchia, che bello sulla muta. Sulla muta è bellissimo. Sono tutti belli i diver sulla muta, raga. Dovete provarli così, gli orologi subacquei. È lì che devono stare. Però se ho scelto l'Ocean Star Tribute, c'è un motivo, ci sarà. Ho scelto lui perché mi piace molto di più. Ma molto di più. Anche lui lo vendo, raga. Quando arriva faccio la recensione e poi andrò a cedervelo. Io lo trovo più bello. Questa foto secondo me non rende neanche. C'ha l'allungamento per la muta da sub. Bracciale che sembra quasi un mesh. Tanta roba. Cioè, secondo me è veramente uno sportivo. Anche questo da portare al mare, senza paura. I diver non sono mai troppo grandi. Questo qua non è enorme come dimensioni. Mi pare sia un 40. È molto bello. Ciao Marco, come bisogna comportarsi se si vuole acquistare nei mercatini? Devi stare attento, non comprare d'impulso e
ancora di più avere amici vicini che possono consigliarti, amici con i quali puoi confrontarti per cercare di capire se c'è qualcosa che non va, se qualcosa non li convince. Certo che ha senso per un giovane, ha senso per tutti comprare vintage. Non ha senso secondo me per il neofita, ma se il giovane inizia ad essere appassionato, sì. No, lo Yema non è in vendita. Almeno per ora voglio usarmelo, voglio portarlo al mare. Ciao Marco, oggi mentre bazzicavo sul sito Tudor, mi sono trovato a guardare il Black Bay Chrono e il Chrono Heritage. Tu cosa ne pensi? Personalmente li trovo carini, anche se, non così anche se in tanti non ne parlano. Li trovo fantastici, soprattutto quelli in acciaio. Il movimento è su base Breitling, quindi un ottimo movimento, praticamente esclusivo di Tudor Breitling. Bellissimo esteticamente, completo con le corone e i pulsanti a vite. Bello, bellissimo l'orologio. L'ho provato dal vivo. L'unica cosa che non mi convinse fu, a parte il diametro che era un po' grosso e anche lo spessore, era che su quelli si può sorvolare. È la lucidatura sui pulsanti che mi impediva il grip, cioè non riuscivo a usarli. Per me lì dovrebbero farli tutti satinati con una bella zigrinatura. C'è la zigrinatura, ma secondo me non basta renderlo ergonomico. Ma gli orologi che compri e rivendi subito non sono una minusvalenza? Che perdo soldi? No, semplicemente perché ho dei forti sconti Amazon che mi permettono di rientrare dei costi e talvolta di guadagnarci. Ma forti, fortissimi, raga, sono proprio i privilegi da influencer. Aiuto Marco, ho un problema serio con la ghiera del mio Tartan. Ti spiego in breve. Praticamente, ogni volta che lo ruoto torno indietro di 45 secondi. Ogni volta che lo ruoto torno indietro di. Non sto capendo. Praticamente ogni volta che lo ruoto torno indietro di 45 secondi. Dico che lo potrei sfruttare a mio vantaggio. Non sto capendo. Non ca Dimmi, ti prego. Non ho Gaetano, spiegami. Eh sì, il grip dei tasti è noioso. Ho detto, ma perché, cazzo? Me lo volevo comprare. Qualche Rolex sportivo con 5.000 euro. Forse ce la fai ancora a comprare qualche Explorer 2. Ma ormai è un'utopia. Cioè, costano tanto anche quelli. Esatto, già mercoledì vedete lo studio nuovo. Ma non è vero che odio i Citizen e i Quarzi. Non è vero. Non è assolutamente così. Non è assolutamente così. A parte che mi ha mandato un video che non c'entra niente. Perché non è Panda, almeno. Non mi sembra un crono. Con l'impermeabilità di 100 metri e corona a pressione si può pulire l'orologio lavandolo, magari con un panno umido senza metterlo direttamente sotto l'acqua. Ho visto il video che ha fatto Stefano a riguardo. Sì, secondo me un 100 metri può essere anche sciacquato, senza troppe paure. Ma non va messo assolutamente nell'acqua salata, perché è quella che fa i danni. In realtà io, raga, ne ho talmente tanti di orologi che non riesco a concepire come possiate avere la esigenza, il desiderio di lavarveli. Cioè, i miei sono tutti perfetti. Basta una pulita veramente superficiale. Non li indosso abbastanza da metterli sullo sporco io, perché li ciclo tutti. Miglior investimento secondo me? Quando. No, non è in vendita il mio Omega. Il miglior investimento secondo me è l'orologio giusto al momento giusto. Non è una cosa che posso prevedere. Sì, per quel prezzo lì è un ottimo orologio, Tantissima qualità. Però veramente quei tasti lì non mi hanno convinto. Perché sono grossi, però scivolano le dita, dà fastidio.
Maxon, buonasera e benvenuto nella Vrist Addiction. Max One. Raga, facciamo che questa sera andiamo avanti fino alle 10:45. Ancora 20 minuti. Marco, perché secondo te ci sono brand che da noi hanno un mercato troppo sviluppato mentre in altri paisi vanno? Ad esempio, Listener Dan, che sul mercato russo va, mentre da noi per nulla. Allora, l'italianità generalmente ha... Ecco, guardate che stavo aprendo la bottiglietta. L'italianità ha sempre avuto un debole per... È un mercato molto forte l'Italia, è sempre stato un mercato molto forte per molti generi di orologi. Ma secondo me prediligiamo i gusti molto classici. E Ulysse Nardin sta facendo delle cose spesso veramente troppo, secondo me quasi inguardabili. Nulla da dire, tecnicamente magari anche bellissimi, però se sono brutti chi li compra? Tanti sono meravigliosi, anche lì, però... Quando vai a cercare design che sono fuori dagli schemi, rischi di fare la figura e di non vendere. Certo che mi piacciono gli orologi di forma, sono molto affascinanti. Prima o poi me ne prenderò uno sicuramente. Complimenti per la live, bei numeri. Beh, oddio, potrei fare... Volendo potrei anche fare 200 persone con il bacino di utenza che ho. Mi piacerebbe fare molte più persone. Però funziona, cioè oggi c'è tanta gente, più o meno prima sono stati 100 simultanei, ora sono poi 80, sono tanti, siete tanti ragazzi. Ma gioca, Saveri, puoi giocare anche senza di me. Io Warzone ci gioco solo quando la play non è qua, adesso è in sala e quando avrò voglia di streamare giocherò anche con te. Esatto, Massimo girando la corona, non la ghiera. Un video sull'argomento, ma è complesso, ya. Non è così scontato capire chi lo fa e chi no. Sono anche misteri a volte a livello di gruppi aziendali. È difficile dire se Vacheron faccia effettivamente tutta la sua manifattura. È molto probabile che sia al 99% così. Però c'è quasi sempre lo zampino di GG Lecoultre dietro, ad esempio, in quel gruppo lì. Non è che te lo spiattellano. E quando te lo spiattellano, magari non è vero al 100%. Non è scontato, purtroppo. Ieri sono stato ad un mercatino e cazzo, come ti fa a prendere la scimmia a vedere. E cazzo, come ti fa a prendere la scimmia a vedere stasi orologi di. Orologio lì ad aspettare. Ah, l'hai comprato? Sì, va benissimo, Giulie. Dipende dal tipo di orologio, dallo stile e dall'utilizzo che vorrai farne. Certo che si può, un 16 e mezzo è un polso nella media. Non è nulla di minuscolo. L'SKX 013, Vito. Comodo, 38 mm, diver 200 metri, quindi fa figata, bellissimo e anche comodissimo per sempre, tutti i giorni. Ho preso qualcosa, dai, ve lo faccio vedere, raga. Arrivo. È un piccolo Orient vintage. L'ho pagato abbastanza, però è molto bello. Cioè, il quadrante è spettacolare. Veramente è in ottime condizioni con degli indici applicati metallici che vengono fuori di parecchi millimetri, come si faceva una volta. Carica automatica, senza carica manuale, senza fermo dei secondi, ma va che bel fondello con il logo di Orient che esce fuori. È il mio primo Orient vintage, voglio rimetterlo a nuovo e sarà proprio un tipico anni 70. Sì, ma qua non vedete niente, ragazzi, qui non vedete niente, dal vivo è scintillante, voglio fargli lucidare a specchio il vetro, a specchio, e fargli fare tutta la cassa nelle satinature, la voglio fare satinata davanti e con delle belle transizioni, sui lati.
Questa cassa qui credo sia stata rimessa a nuovo da qualcuno nel corso degli anni. Però è bello perché è coevo. C'ha ancora il suo fondello. Era la seconda volta che lo vedevo lì, era destino, non volevo lasciarlo lì e gli ho dato 50 euro. Jack, benvenuto nella Vresta Addiction. 50 euro. Cammina, sembra funzionare anche abbastanza bene. E segna l'orario in modo piuttosto preciso finora. Sta andando da circa 5 ore. E anzi, guarda, gli regolo il bracciale adesso perché non avevo lo strumento prima a portata di mano e c'ha un maglia tipico, un maglia anni 80. Lo allargo un po'. E chiuditi, ok, vediamo. È un bracciale che andava di moda negli anni passati, questo qui. Però che carino, Madonna, un orologio da altri tempi. Che è il mio primo orologio vintage anni 70 che vada veramente fuori dagli schemi, questo qua. Ho già sentito che il bracciale tira i peli in modo terribile. Mamma mia. Uff, che male. Ovviamente non è il suo bracciale originale, ragazzi. Il lag to lag incide di più sul diametro. Quando diventa eccessivo per un polso normale? Il lag to lag per un polso normale, quando è, diciamo, sui 49-50, inizia ad essere impegnativo. E è molto importante non solo il lag to lag, ma anche la larghezza, il diametro considerata la corona. Il Frogman, raga, è un 42 mm, ma se considerassimo la corona sarebbe un 47, cioè gigantesco. Cosa ne penso di chi indossa due orologi contemporaneamente? Vorranno essere sempre più precisi possibile. Certo che ho visto com'è salito, è fuori produzione. Tutti lo amano, tutti lo vogliono. RIP. Marco, cosa ne scusa, pensi che sia troppo grande un Monster che ha misure di 42 mm e un lag to lag di 48 su un polso da 16? No, perché come tutti i Seiko vestono molto molto bene gli sportivi Seiko. Quindi ti dico, stai tranquillo, secondo me va bene perché è un puro sportivo. Di fatto magari è un orologio che userai d'estate più per lo più. Sì, probabilmente sì, Vito. È il grosso brand che offre il miglior rapporto qualità-prezzo, secondo me sì. Trust Noah, benvenuto nella Vrista Addiction e buonasera anche a te, anche se sei arrivato a fine live. Che ragazzi, è proprio bello sto quadrante dell'Orient, sembra veramente un madreperla. Non riesco a capire se è un viraggio o cosa. Poi col logo applicato. Veramente carino. Proprio contento di averlo preso. Devo indossarlo un po' così cammina, si carica. Molto stanco il movimento, però sì, però ha un bel suono pieno. Mi sa che probabilmente perderà qualche minuto. Domani o dopodomani lo percepisco che probabilmente perderà perché va molto lento. Però per ora è abbastanza preciso. È nell'ordine del minuto dopo 5-6 ore. Il che per un vintage non revisionato è ok. Mi hanno detto è revisionato, ma non ci credo mai quando sono sui mercatini. Ieri ho svitato il fondello del mio SKX per stringere il bilanciere che ballava. Non l'avessi mai fatto. Due bei graffi neanche troppo superficiali sul fondello, mannaggia a me. Alessio, sono cose che non vanno fatte. Sono cose che non vanno. Come che per stringere il bilanciere che ballava? Non vanno fatte queste cose se non si ha la manualità. Rischi di rovinare gli orologi. Trust, insisti e ti risponderò anche su Instagram. Se no, scrivimelo qua. Non pensi mai che collezionare orologi o qualsiasi cosa sia un po' eccessivo? No, perché di fatto ognuno con i propri soldi può farci quello che vuole per riempirsi il cuore di gioia come un bambino a Natale tutte le volte che vuole. Basta non esagerare, avere il controllo sulle proprie finanze e non diventare poveri. Perché si scherza sempre, ma non è che io
Mangio pane e cipolle tutti i giorni perché devo comprarmi il nido. Cioè, posso permettermelo. Così come tanti altri appassionati. Il Kamasu, se davvero esce di produzione, altro che 300 euro. Col vetro zaffiro e tutte quelle caratteristiche, potrebbe andare veramente a prezzo di retail. Prima volta che partecipo ad Autolive mi è piaciuto un sacco. Grazie e buona serata, alla prossima. Ya, ti aspetto alla prossima puntata. Grazie. Ragazzi, per comprare il Nautilus tutti possiamo farcela. A patto di mangiare, di bere l'acqua del rubinetto, che già io faccio, tra l'altro. Mangiare pane vecchio, quello che te le regala il panettiere del giorno prima, quello che mangiano le galline. Vedete che un po' d'acqua in forno torna nuovo. E giusto un pochino di una cipolla e una mela al giorno. Cioè, almeno la mela ve la concedo. Forse a quel punto potremmo permetterci il Nautilus. Poi la domenica, cuore di hater, che non è la cipolla. Sì, esatto, il cuore di hater è gratis perché gli hater ci sono sempre. Best sotto i 3.000 euro. Longin, Big Eye, probabilmente. Pasta in bianco, insalata e mela per 2 anni. Ma fattibile? Cioè, ci vorrebbero un pochino di proteine. Marco, ciao. Ciao Rapi, secondo te quale quello qualche sporco sul quadrante è facilmente rimovibile da un orologiaio? Dipende da che sporco è. Se è la vernice della base del fondello verniciato che si è squamata, no, non si può fare praticamente nulla. Se è una muffetta che è cresciuta sopra annidandosi sul quadrante, si può cercare di soffiare via, spalarla via con dei piccolissimi strumenti di precisione che usano gli orologiai e pulire un quadrante. Quindi renderlo praticamente, sterilizzarlo dalla muffa che ha su. Però dipende dai danni. Sporco superficiale, sì, si può mettere un pochino a posto, ma non tornerà mai nuovo. Devi saperlo. È un po' grande il Big Eye, credo sia un 42 mm. Però è un 42 mm ispirato a orologi importanti di quel tipo. Mi vengono in mente gli Zenith Cairelli, che erano veramente giganteschi per l'epoca. Però erano per quello particolare i militari, crono, grossi. Va bene. Ah, è 40. Io me lo ricordavo da 42. Grazie Steven. Ancora non mi hanno riconsegnato lo speed della revisione. Comprato a febbraio e portato subito in revisione. Mai avuto al polso praticamente. Sto impazzendo. Bene, nel frattempo ha preso valore, dai. Certo che bisogna metterla in conto. È una cosa fondamentale da sapere che gli orologi meccanici hanno bisogno di essere revisionati. Manuel B, benvenuto nella Vrista Addiction. Grazie per il follow. Ah, 41 mm. Ok. Lo Sportsmatic color oro mostrato nella tua collezione? eBay. L'unica. Katawiki. Oh, scusa, Alpe. Dopo un po' che si evidenzia, finisco di leggerli perché sembrano quasi ridondanti. Ho notato che i Nautilus invecchiano parecchio male rispetto a Rolex, per esempio. O forse sono le foto che non rendono. Credo tu abbia visto il video di referenza del tempo. Quello lì è un orologio vintage, un orologio che aveva una qualità diversa. La cassa di un Nautilus adesso è meravigliosa. Non è la stessa identica cosa. Quindi, secondo me, sono discorsi che devi guardare i Rolex dell'epoca come sono invecchiati. Sono invecchiati anche loro, eh. Poi, raga, i Patek moderni Nautilus, ora che li prendi, li compri, sono vintage praticamente. Che consiglio dai a un giovane che non ha entrate per comprare qualche pezzo? Ste, quando ti arrivano i 15 euro dalla nonna, quando ti arrivano i 20 euro, i 50 euro al compleanno, non li spendere in stronzate che magari non ti interessano più di tanto, ma mettiteli via, non dico tutti, ma un pochino alla volta. Mettiti un salvadanaio, 1, 2 euro, i resti vari, le mance.
li cacci tutti dentro e ti compri un orologio da 100 euro. Ce la fai in un attimo a mettere via 100 euro se sei preciso e costante quando ti girano i 20 centesimi, eh. Te li metti via tutti i giorni e si accumulano. Chi di noi a quell'età non metteva via qualche soldino nel salvadanaio? Meno birra, più orologi. Nel mio caso, meno sidro. Vai a fare una rapina, mi sembra un ottimo compromesso. Nessuno tocchi la birra. La borra! Da quali vintage comincio ad acquistare? Ci sono un mondo di orologi. Vai a vedere Maurence Monk e magari trovi qualcosa che ti piace. Potere al Friuli? La borra! Raga, io vi saluto. Il nostro canonico appuntamento del lunedì è stato molto divertente e attivo quest'oggi. Questa settimana inizia con il piede giusto, con il piede di un pubblico, di un'utenza, di degli iscritti, amici, che mi seguono con costanza tutti i lunedì e che mi augureranno, con dei bellissimi commenti e ottimi mi piace, un'ottima partenza, una ottima ripartenza per questa nuova stagione del canale, Marco Bracca 3.0, che si appresta praticamente, che si appresta a diventare praticamente il punto di riferimento nel mondo di YouTube per quanto riguarda l'orologeria. Ragazzi, vi aspetto con il nuovo studio mercoledì con la recensione del Tissot Gentleman Sector Dial. Bello orologio, non privo di difetti. Inizia una nuova stagione per il canale, raga. Ora mi sento pronto per davvero a fare dei talk. Prima è stata una fase beta, quella della tenda nera dietro, che non mi soddisfava appieno. Questo qua mi piace un botto e sarà il futuro del canale finché non farò un altro salto di qualità importante. Buonanotte a tutti. Una nuova era per YouTube Italia. Mi consentiate, carissimi, di avvisarvi che mercoledì alle 20, no, scusa, sì, alle 20:45 sul mio canale apparirà un nuovo video a sorpresa, no, non tanto a sorpresa, ma con una cosa molto gradita. Praticamente il nuovo fondale, tutto colorato, molto più professionale di prima, molto molto bello. Cribbio! Ricordatevi tutti di iscrivervi al canale! Risponda! Risponda, non è un comunista! Vabbè, basta, raga, addio. E ovviamente con Silvio ci saranno alcune sorpresine femminili interessanti. Fatto una grande scelta, era tanto tanto richiesta anche da voi. Grazie di cuore per tutti quelli che hanno rinnovato il loro supporto con le sub, raga, siete meravigliosi, date un aiuto incredibile al canale, non ve ne rendete nemmeno conto. Grazie e buonanotte a tutti. Ciao Saveri, ma in globus. Scusate, mi piacerebbe stare un po' più di con voi, un po' di più con voi, ma devo andare a puttane. Mi fa molto piacere, divertiti anche per noi. Buona serata. Ciao ragazzi, buonanotte.